Oggi sono qui più che altro come assessore perché comunque, stando 3 giorni a Roma, in comune ci sono solamente lunedì e il venerdì, è anche giusto che i cittadini che non riescono ad arrivare a Palazzo Comunale abbiano l'opportunità stamattina col mercato di portarci i problemi del territorio. Che cosa portano gli aretini allora? Vengono a chiedere anche a livello nazionale le problematiche, perché tante problematiche locali poi troveranno risoluzione e stanno trovando soluzione a livello nazionale. Per cui... E poi chiedono come stanno andando i lavori a Roma, sono contenti delle politiche che sta portando avanti il ministro Salvini, e c'è stato anche il taglio dei vitalizi che è passato alla Camera l'altro giorno. E abbiamo iniziato da poco, però i risultati li stiamo portando. Quello che era la campagna elettorale si sta tramutando in fatti concreti. Molti dicono che insomma, questo governo non riuscirà a stare in piedi, che arriveremo, adesso siamo d'estate, c'è il sole, ma arriveremo ad un autunno dove forse le elezioni non saranno una cosa così insomma, scontata. Come si vive da dentro questo clima dove insomma, ci sono alla fine, no, 2 prime donne, Di Maio e Salvini? Ma noi stiamo lavorando tra aula e commissioni ed incontri, siamo impegnati, non diamo retta a chiacchiericci perché gli elettori ci hanno dato un mandato, ci hanno chiesto di lavorare. Abbiamo avuto 2 mesi di fermo per la costituzione poi di quello che è diventato il governo, per cui ora non possiamo perdere tempo con i chiacchiericci, dobbiamo lavorare. Abbiamo delle cose importanti, le stiamo portando avanti e per cui noi lavoriamo nell'ottica che il governo durerà insomma, per 5 anni. Tutti ci stiamo mettendo l'impegno, è vero che siamo comunque 2 partiti diversi per tante cose, però comunque finora ha prevalso il buon senso, magari con mal di pancia da una parte di uno, mal di pancia da parte dell'altro, però abbiamo una priorità, portare avanti quello che abbiamo promesso ai cittadini.